Allora, oggi siamo qui a Palermo per partecipare a questa manifestazione che riunisce un po' tutti gli agricoltori siciliani e che in qualche modo evidenzia quali sono le problematiche del settore, ovvero la mancanza di reddito. Andremo oggi a consegnare nelle mani di Schifani un documento che raggruppa un po' tutte quelle che sono le problematiche di tutti i settori agricoli siciliani e quelle che sono un po' le nostre proposte. Chiaramente a noi marsalesi sta a cuore molto la viticoltura e quindi chiederemo parecchie proposte, sono riguardanti appunto il mondo della cooperazione e quello della valorizzazione del prodotto siciliano vitivinicolo. Senza nulla togliere, insomma, a tutte quelle che sono le culture siciliane, dalla zootecnia all'apicoltura e alla cericoltura, alle arance siciliane, che sono appunto punte di diamante della Sicilia. Oggi per noi è un momento estremamente importante per il lavoro che ci hanno fatto a Marsala, per tutto il lavoro che in questi mesi hanno fatto i guardiani, perché abbiamo una grande soddisfazione, che è quella che il testo che verrà consegnato al Presidente della Regione di fatto è frutto del dibattito che in questi mesi è stato fatto a Marsala. E tutto ruota attorno alle nostre proposte, che sono state chiaramente opportunamente integrate con gli altri comparti, lo diceva prima Davide, la zootecnia, che in molte zone della Sicilia assume una valenza molto importante. L'apicoltura, abbiamo qui gli amici di Catania, Zafferana Etnea, questo l'abbiamo scoperto qua, poi magari le eccellenze siciliane se lo riconosce, rappresenta la produzione del 15% del miele italiano, non siciliano, e attualmente soffrono di un problema estremamente complesso che riguarda in parte anche l'agricoltura, c'è la concorrenza sleale, falsi mieli che vanno in giro, come falso vino che va in giro, falsi formaggi. E quindi noi consegneremo al Presidente della Regione un documento che guarda all'oggi, ma soprattutto guarda al domani, guarda alle prospettive, guarda come la Sicilia possa uscire, diciamo, dai problemi strutturali. L'agricoltura siciliana ha bisogno sicuramente di innovazione, ha bisogno di valorizzare le proprie produzioni.